Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua oggi per parlare un pochino di Global e Jap di Dragon Ball Z Dokkan Battle, perché sta succedendo una cosa che è la prima volta fondamentalmente che si avvicina così tanto. Il Global si sta avvicinando un casino al Jap. Non è la prima volta che succede in questo modo, però è la prima volta che si avvicina così tanto al Jap il Global. Prima di tutto ragazzi, ovviamente sta per uscire Nappa Vegeta LR. Sapete che è una delle mie LR preferite, però ragazzi, ovviamente non ve lo devo neanche dire. È vero che esattamente il... due settimane all'anniversario, non lo dovevo neanche dire, vero? Quindi sì, è esattamente questa la situazione. Ragazzi, esce Nappa Vegeta LR un attimo come filler, e in più esce anche l'Ezza di Trunks Super Saiyan, quello Int, il Dokkan Fest. Escono loro per, diciamo, filler content fino all'anniversario. Ovviamente, ragazzi, lo ripeto ancora una volta, non ci dovete spendere soldi. Ovviamente soldi, stone più che altro. Chi pulla normalmente shoppa. Se vi piace l'unità, io ve lo posso giurare, è veramente fantastica. Non sarà una delle più forti, però è veramente fantastica. Però, ora, detto questo, è arrivata anche la categoria Newman Deeds. Vabbè, i Newman Deeds, ragazzi, la nuova categoria, che era Diabolical Villains, una roba del genere. Era molto più bella prima, però i Newman Deeds, vabbè. La nuova categoria di Nappa Vegeta, la LR di Nappa Vegeta, ovviamente il banner Jap è stato un po', vabbè, non troppo figo, ma è normale, è una Legendary Summon. Sono banner LR e filler content, questo si chiama proprio cercare di spillare più stone possibili per l'anniversario. La LR è fighissima, a me piace un casino, è una delle mie LR preferite, però non dovete pullarci su questa cosa a due settimane dall'anniversario. Il 7 luglio inizia, il 9 dovrebbero esserci i banner, ok? Quindi diciamo un attimino la cosa come sta. No, non toccate Nappa Vegeta. Ora, però, arriviamo alla discussione un attimo più seria del video, cioè il fatto che il Global ha spinto veramente, veramente, veramente tanto, ma che il Jap ha anche diluito molto di più gli eventi. Per capirci esattamente, andiamo a prendere la timeline degli eventi, ok? Dal quinto anniversario in poi, però ora skippiamo un attimino di robe. Andiamo verso la fine, abbiamo qua... prima di Kefla... eccolo qua. Abbiamo avuto la Golden Week, ok? Questa è stata la celebrazione della Golden Week con il nuovo Gotenks e il nuovo Buu. Fantastiche unità che probabilmente queste... non cambierà la data d'uscita nel Global, cioè dovrebbe essere verso novembre. Questo non dovrebbe cambiare perché è comunque uno di quegli eventi particolari, non è un semplice banner del cacchio, ok? Quindi questo sì, comunque arriverà a novembre, dovrebbe essere in quel modo. Però comunque abbiamo avuto la Golden Week, cioè vedete un attimo la differenza, vado un pochino più sopra. Vado un pochino più sopra, ma veramente poco, e questa è la differenza. Cioè, sono le stesse cose. Sono le stesse cose. È questo. Oh, c'è Trunks Ezza. Ah, cavolo. C'era un po' l'anno scorso, praticamente, il fatto che il Global non arrivavano mai gli Ezza. Janemba che ci ha messo anni. Golden, stessa cosa. Ci hanno messo veramente un casino ad uscire certi Ezza. E invece qua è diverso. Ragazzi, con Trunks nel Global, che arriva con la celebrazione di Nappa e Vegeta, quindi una filler celebration, si sono finiti gli Ezza. Nel Jap è vero, sì, c'è Kale e Caulifla, le Super Saiyan, che le abbiamo viste di recente, ragazzi, come sempre, nelle schede trovate il video. Siamo lì. È finita. Con Trunks sono finiti tutti i leader Dokkan Fest Ezza presenti sul Jap. Con Trunks si chiude tutto. Si aspettano ovviamente i 120 ora. E ovviamente il Rare Summon, ok. Però nel caso comunque in generale stiamo vedendo l'Ezza finale per il Global. Siamo alla pari, no? Col Global siamo alla pari praticamente. Il Jap e il Global hanno gli stessi Ezza Dokkan Fest.
roba assurda. L'anno scorso si rideva, no? Come detto, il meme di Gianemba, il meme di Golden, no? Si rideva di quella cosa. Invece quest'anno, diciamo, il Global è alla pari con Liezza. Global è alla pari con Liezza. Questo perché? Perché, uno, hanno fatto i Global First EZA. Quindi abbiamo visto Vegito Global First, Rosé Global First. Abbiamo visto molti più Global First alla fine dei conti. Però, lasciando perdere quello, cosa succede nel JAP? Ad esempio, Vegito, che è uscito con l'evento di... con la Golden Week. Il JAP l'ha diluita tantissimo la Golden Week, ragazzi. L'ha diluita così tanto da avere questi eventi, ok? E ovviamente i banner. Per 3 settimane, poi vabbè, è arrivata la Clash, è arrivata la Infinite History, però questa alla fine all'assieme. Il Clash, ok? La Chain Battle, vabbè, mi ero sbagliato, però la Chain Battle è tutto. È uscita la nuova LR, è uscito l'EZA di Radish, quello free to play, e qua c'è Vegito. Cioè, esattamente sono state 3 settimane per la prima parte del contenuto della Golden Week, 3 settimane intere, e poi Vegito. Intanto il Global ha fatto tutte le sue 3 settimane, un mese, con una celebrazione più altro, ok? Invece il JAP sta facendo sta cosa, ma l'ha fatto anche con Rosé alla fine dei conti. Non così tanto, però comunque l'ha fatto anche con Rosé. Abbiamo qua Kefla. E questa è l'ultima celebrazione JAP, ragazzi. Questa è l'ultima celebrazione JAP. Nel Global mancano 3 celebrazioni, contando ok l'anniversario. Quello ok, si sa quando è. Le altre due un pochino diverse. Sono 2 celebrazioni. Ora, contando quello che arriva nel JAP, c'è il Tanabata, quindi sono 3 celebrazioni. Ora, guardiamo anche un attimino il calendario, no? Ok, luglio è l'intero mese dell'anniversario. Ok, sì, stavo un attimo controllando questa cosa, ragazzi, nei video, agosto 30, ok. Volevo un attimo ricontrollare quando era esattamente con il dual day download, ok? Quindi praticamente ricontrollando un attimino ancora il calendario e tutto, abbiamo luglio 7 inizia l'anniversario, 9 ci dovrebbero essere banner. Tutto il mese è per l'anniversario. Ok. Dopodiché agosto, fino praticamente qui, si ha lo spazio di mettere 2 celebrazioni, sinceramente si ha lo spazio di mettere 2 celebrazioni, ma probabilmente sarà Kefla, quindi diciamo che qua ci potrebbe essere Kefla, ok? Diciamo in un po' di agosto ci potrebbe essere Kefla. E poi vabbè, ci sono i download, quindi praticamente si starebbe indietro ancora di 2 celebrazioni, la Golden Week e il Tanabata. E nel Global, poi Global e JAP hanno praticamente settembre assieme con i download. Quindi si tratta veramente che al momento il Global è più vicino che mai al JAP come contenuti. Hanno già messo tutto l'aggiornamento per il 5º anniversario, ok, che comunque manca veramente poco, quindi vabbè, quello era normale. Però ora con Nappa e Vegeta, eccoci qua, con Nappa e Vegeta dovrebbe arrivare a sto punto, se vogliono pushare di più il fatto che si sono avvicinati, dovrebbero mettere il nuovo evento della Chain Battle. Questa è la situazione, ok? Dovrebbero mettere il nuovo evento della Chain Battle, anche se la vedo dura. Sarebbe molto bello, perché sinceramente, ragazzi, la Chain Battle, pur quanto possa fare schifo la gente, è un evento che dà tantissima roba, fra Stone, fra anche poi le skill orb da dare ai PG, dà veramente tante cose. Può non essere divertente, a me piace, però ovviamente opinioni, non cambia il fatto che comunque è un evento che offre molto. Se vogliono essere stronzi, lo mettono al Golden Week Global, quindi a novembre. Quello sarebbe da stronzi, potrebbero mettere veramente la Chain Battle ora. Questa sarebbe la cosa, un attimo, che spingerebbe ancora di più il Global ad essere in pari col JAP, ok? Ovviamente però, ragazzi, tutto quello che abbiamo visto un attimino in questo video è tutta una cosa che può sì continuare a succedere o si può fermare come al solito. Il JAP al momento, come già detto, se
si sta stoppando, no? Ogni celebrazione dura molto di più. E questa è la cosa che per me sembra, ok, sembra che il global debba arrivare alla pari del Giappone, ok? Deve arrivare alla pari. Hanno messo molte più global first, tutte queste global first sono anche arrivate nel Giappone. E come sono arrivate? Con tantissimo tempo, praticamente. Ora, arriva sì il Tanabata nel Giappone, però fondamentalmente hanno messo Goku ELR e dura tanto, ok? Questa è la situazione, come con Vegito. 3 settimane e poi è arrivato Vegito, cosa che è ridicola, cioè normalmente le Z è dopo la seconda. No, 3 settimane più le Z. Stessa cosa con Rosé, abbiamo avuto qua 2 settimane, però comunque era un contenuto Global First, no? È già fatto nel Jap, siamo alla pari, no? È quello. E soprattutto la cosa che succederà nel global è che molte di queste celebrazioni cambieranno. Ad esempio, abbiamo qua la celebrazione di Kefla, ma Rosé è già uscito. Quindi si dovrà cambiare Lezza. Questa è la mia domanda che ora mi faccio, no? Ok, Lezzarea che uscirà, poi con questo Frieza Super Mega OP va bene. C'è l'Explosive Chain Battle, c'è il Battlefield, tutte le cose, e però Black esiste già. Stessa cosa nella Golden Week. Nella Golden Week, ragazzi, Vegito c'è già nel Global. Quindi saranno altri Global First ESA? Questa è la domanda che ora mi chiedo, no? Saranno al posto di Vegito? Ci sarà un Global First? è lì il problema, no? E poi anche non conta... Sì, no, non ha tenuto in fatto... No, ok, cioè, Lezza, eccolo qua. Lezza di Kele Califla. Anche questa celebrazione, Lezza di Kele Califla è arrivata insieme al banner di Goku Ultra Istinto. Ma il banner di Goku Ultra Istinto è già uscito nel Global. Sono tutte cose che il Global può inserire nuova roba, ok? E questa la cosa che dicevo. Secondo me... Questo Kefla potrebbe veramente arrivare un attimino ad agosto per fillare il tempo tra l'anniversario e i milioni di download. Ho veramente paura di questo, sinceramente. Per i giocatori global, per chi vuole pullare su Kefla, metterla proprio prima dei download è da stronzi. Lo dico com'è, no? È da stronzi. Però, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Secondo voi il global si sta avvicinando veramente tanto al Jap? Oppure se secondo voi questa cosa finirà, non si allontanerà di nuovo? Cosa che secondo me non è, però. Lo dico, ragazzi. Per la prima volta dico veramente che il global non ha più 6 mesi di ritardo. E anche se è dura dire esattamente quando uscirà una cosa, come Kefla, quando è che uscirà, di sicuro però non sono 6 mesi di ritardo. Questa è la mia... è come la vedo al momento. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere, lasciate un bel mi piace, commentate ovviamente. E se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Ragazzi, io vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. E ovviamente, come sempre, grazie per la visione.